Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti a questo terzo episodio. Qui mi è sparito il vetro. Oh! Perché? E vai, cominciamo con i bug. Chi mi ha rubato il vetro? Chi è stato? Lo dica, alzi la mano. No, veramente ragazzi, chi mi ha rubato il vetro? Vabbè. Allora, intanto qui aveva cotto. Perfetto. Facciamo così. Così, perfetto. Ora facciamo così e così. Ok, ne abbiamo 15, 15, 15. Facciamo un circuito. Un electronic circuit, così. E un ferro raffinato. Porca trota. Porca trota. Ok, cuociamo quelli intanto. Intanto, ragazzi, intanto io farei un'altra stanza. Sì. Farei un'altra stanza. Sì. Allora, la farei qui. Qui. Qui, per cui devo spianare e fare un'altra stanza. Ok, ho spianato un po'. Ecco, c'è chi. Ora faremo un'altra stanza. Allora, lasciamo la distanza di uno. Chi è? Un topo. Affanculo. Io di notte a costruire, vabbè. Dicevo, lasciamo la distanza di uno. Perché poi vi dirò il perché. Perché tra tubi, impianti e palle varie ci servirà della distanza. Allora, di qua è perfetto, di qua facciamo così. Tanto poi non ci interessa il materiale, poi lo cambiamo. Allora, così. Uè, ma va a farti fottere. Schifoso, dove sei? Crepa, crepa, che sto lavorando io, non vedi? Mammi, mammi. Ok, allora, continuiamo. Alto. Così, perfetto. Andiamo avanti. Aiuto, ma che roba è sta cosa? Oh! Cos'è? Ma fa danno? No! Ah, sì! Oh! Cos'è? Ma che cavolo vuole sto coso? Non muore! Ragazzi, non muore, è buggato. È crepato. Non droppa niente, ma vaffanculo, cos'era? Vabbè, intanto lì sopra ho ammazzato uno scorpione. Allora, finiamo la casa. Io sento camminare, porca trota. Vieni qua tu. Allora. Ok. Qua va bene così, basta solo togliere qui. Ok. Continuiamo di qui. Come al solito rimane il tetto. Ok. Oi. Oi. Vabbè, era giusto. Ok, allora. Questo no. Il tetto, ce la facciamo? Ok, ho anche rischiato di morire, ragazzi. Non ho fatto in tempo a registrare. Allora, finisco qui. Ho cercato di uccidere un Enderman, l'ho ucciso alla fine, non mi ha droppato l'Ender Pearl. Perché ragazzi, l'Ender Pearl ci serve veramente, veramente. Sia per fare il portal gun, che per fare altre cose. Per cui, allora, diciamo che l'entrata la facciamo qui. Mettiamo caso, no? Che la facciamo qua così. Allora, qua si può chiudere. Sì. Sì. Perfetto. Sì. Ok. E ok. Vabbè, tanto poi mettiamo i vetri sopra. Ok. Lasciate stare lo schifo delle stanze, ragazzi, poi cambieremo tutto, eh. Allora. Ok, abbiamo già ingrandito la nostra casa, diciamo, casa. Sarà un'industria. Allora, torniamo a noi. Abbiamo fatto il generatore, che lo posizioneremo qui. Allora, lasciatemi pensare. Lasciatemi pensare, lasciatemi pensare. Lo mettiamo. Qui. Lo mettiamo lì e facciamo un'altra batteria, già che ci siamo, per cui mi servirà della tin. Tin 4. Allora, mettiamo a cuocere 4 tin. 2,
3, 4. Poi avevamo cotto, sì. Allora, dobbiamo fare un electronic circuit, per cui copper qua. Perfetto. Electronic circuit. Giusto? Giusto. Poi ci servirà della flint che abbiamo, sì, tre pezzi, tre pezzi. E se non mi sbaglio è così. Allora, aspettate un attimo che andiamo qua. Ok. Cazzo, sto combinando. Allora, della flint ce la farò. Della flint, com'è il maceratore? Maceratore. Flint, cobblestone, machine block, perfetto. Perfetto, cazzo, ci serve il machine block. Ragazzi, sto leggermente sclerando, ci servono due pezzi di ferro. Uno lo abbiamo già. Ma ormai cuociamolo tutto, va a cagare, va. Sì, dai. Sì. Allora, cuociamo tutto il ferro. Non mi interessa. Allora, qua intanto ha cotto, sì. Facciamo una batteria. Due pezzi di redstone e un copper. Ok, batteria. E intanto carichiamo questa batteria. Si mette sopra e sotto il carbone. Vedete? Il generatore va sempre a carbone, per cui non va a corrente. Allora, però emana elettricità. Per il maceratore abbiamo detto due pezzi di cobblestone e electronic circuit che abbiamo fatto. Perfetto. Allora, due pezzi di cobblestone, ci manca solo il machine block. Ok. Mettiamo a cuocere questa roba qui. Ragazzi, lo so, è un po' un casino, ma una volta imparati i metodi è tutto molto più semplice, tutto. Ed è davvero bello, veramente bello. Allora, questo non ci serve. Questo no, però questi sì. Perché così e così. No, così. Facciamo così. Ah, mi avete chiesto come si fa a fare così velocemente, spostare le cose così, tenendo premuto semplicemente il tasto Shift. Per cui è comodamente comodo. Ancora tre siamo, dai, dai, che ce la puoi fare. Allora, qua ci serve questo qui. Poi volevo fare anche l'estrattore. L'estrattore. L'estrattore si fa. Ah, machine block, electronic circuit, per cui ce ne servirà un altro. Ce la facciamo a farlo, vero? Dimmi di sì. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Sì. E chi te lo chiede? Poi mi serviranno 4 di questi qui. Dove sono questi? 1, 2, 3. Ah, solo una alla volta. Sì, ne ho fatti 5. Vabbè, tanto uno serve sempre. E il machine block. Logicamente. Logicamente. Allora, 5. E 3, 8, giusto? Giusto. Ok. Allora, qui abbiamo questo, per cui facciamo il machine block. Perfetto. Ok, il maceratore lo abbiamo. Ora facciamo l'estrattore, che l'estrattore si fa così. Così, così e così. Ok, un electronic circuit e il machine block. Giusto? Giusto. Giustissimo. Intanto il maceratore lo mettiamo qui, però questo cos'è? Fornace di ferro, ma non mi serve adesso, che cosa vuoi? Ok, 7, ancora uno, dai 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 dai, grazie, grazie mille. Allora, machine block. Oh, dai. Perfetto, sì, a cagare. E chi te lo chi? Extrattore. Che lo mettiamo qui. Perfetto. Ora, la batteria è quasi carica. Qui facciamo così. Il maceratore, vi faccio vedere. Piove.
Palle sta pioggia. Vi faccio vedere ad esempio l'oro. L'oro lo mettiamo nel maceratore, ci mettiamo sotto la batteria. Sarà lentissimo, ragazzi, ma perché dobbiamo fare dei potenziamenti, che sarebbero questi qui. Faremo più avanti. Sono loop gate. Con tanti di questi messi qui, andrà molto 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 più veloce. Guardate adesso. Guardate, guardate. Tankete. Due pezzi di gold, due polveri. Non una, ma ben due, per cui ci raddoppierà tutto. Messi nella fornace, logicamente ci darà due gold. Per questo io non ho messo nella fornace prima le cose. Ho messo solo quelle che servivano di più. Allora, a questo puntico, io uscirei. Sì. Andrò a raccogliere della gomma, perché ragazzi ne servirà tanta, veramente tanta. Allora, qui come al solito togliamo le foglie. Ok, ho tolto le foglie anche lì. Vediamo se è cresciuto qualche cosa. Dai, dimmi che ci sono, dimmi che ci sono, ma sti alberi buggati. Eccoli qua. Basta. Quello lì come faccio? Oh, ci sono arrivato. Dove è andato? Eccolo lì. Che schifo, che schifo. Quanti ne abbiamo? 3, però 3 per 3 fanno 9. Perché 3 per 3? Ora vi faccio vedere. Vi faccio subito vedere. Intanto qui, ragazzi, 8 gold. Invece di 5 ne abbiamo fatti 10 di ori. Di lingotti d'oro. Vedete? 8 e 2 fanno 10 invece di 5. Perfetto. Allora, prendiamo la batteria. Qua. Guardate, eh. State a guardare. Ci metterà un po'. Adesso qua nell'extrattore, invece di dropparne uno, ne farà tre di questi qui, mentre la legna normalmente uno. Per cui, ragazzi, direi molto comodo così, no? Farei una bella cesta io. Sì, senza legna. Meno male che ho fatto la scorta. È buono che piove e ci sia vento, perché se facciamo quei macchinari che prendono corrente dal vento, questo è un buon punto per prendere tanta corrente. Allora, la cesta la piazzichiamo qui. Lì. Qui. Ok. Mettiamo qui la roba che si deve cuocere. Questo, questo. Basta. Ok. Perfetto. Vedete? 6 e 3, 9. E voilà. 9 pezzi. Mettiamo a cuocere, sì, a cuocere. Mettiamo a caricare la batteria. Intanto il generatore si è caricato, vedete? Se io lo giro, lo metto, infatti ho sbagliato a metterlo così. Solo che ormai un bel niente. Un bel niente. Se io faccio così, vedete, adesso è acceso perché. Ma arriva lo stesso la corrente. Possibile? Ma è possibile? Sì, arriva lo stesso alla corrente. Ottimo. Buono. Ah no, perché la batteria l'ha caricato. Che pirla. Adesso si scarica. Guardate, si sta scaricando. Ok, non parte più. Perfetto. Allora, se io faccio così, vedete? Tata anche te. E poi faccio così, no? Tenendo premuto shift, ci abbassiamo logicamente e possiamo piazzare le cose, vedete? Ok, adesso questo manda corrente a questo, in teoria no, perché sono pirla. Così sì però. Guardate. Perfetto. Perfetto. Ok, allora. Adesso vorrei fare una cosa più seria. Una cosa più seria, che però servirà molta corrente. Dove sei? Dove sei? Ma non posso farla, ci manca. Volevo fare un induction furnace, ma servono molte risorse. Per cui, ragazzi, niente, abbiamo cominciato. Questo è il primo mini impianto, diciamo, la nostra mini cucina. Adesso questa roba qui.
La mettiamo subito a cuocere. Per quello che vi dicevo, vi servirà molto carbone, molto, ma non solo per questo, per tante altre cose, ragazzi. Facciamo così, 5 ori. Ok. Ora. Allora, che fare, che fare, che fare? Niente, che fare, niente. Direi che anche per oggi è tutto. Abbiamo cominciato, per cui ragazzi, abbiamo cominciato. Questa è la nostra mini cucina con il primo mini impianto semplice semplice. Per quello vi ho detto, cominciamo dal piccolo per arrivare al grande con calma. Da Luke è tutto. Ciao a tutti.